Tra qualche giorno avremo la gioia di averla con noi in cattedrale, dove presiderà i primi vespri del 6 di agosto e la celebrazione eucaristica a seguire. Oggi San Donato, il nostro patrono, cosa può insegnarci in una attualizzazione del suo messaggio? Io fu il 7 di agosto del 1981 che diedi il saluto alla diocesi di Arezzo e Monsignor Cioli mi ringraziò molto perché avevo incrementato il culto di San Donato, quindi io credo che il patrono è una cosa molto importante. Che il patrono è colui che ci protegge presso il Signore, cioè è importante. Allora dobbiamo celebrare ogni anno con grande gioia la festa di San Donato e fa piacere vedere che tanta gente, Certo. fino dalla vigilia, Sì. Certo. partecipa, anche in aspetto folcloristico, i fuochi e tutte queste cose ci stanno molto bene, no? Non dobbiamo scandalizzarci di questo, ma È un segno soprattutto anche di segno di festa, no? festa, di grande festa. Però accogliere il messaggio di Donato, che è il pastore della nostra chiesa di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, il quale continua il suo ministero attraverso i vescovi. Ma può sentirci anche impegnati ad essere il gregge che ha come modello di Cristo, grande pastore, San Donato, il quale dà la sua vita per la sua gente.